Che riparto da capo, no? No, va. Dunque, nasco in una casa dove fortunatamente c'è un pianoforte, un Petrov, che mio padre strimpella quotidianamente nel pomeriggio. Si chiude in questo salone e suona questo piano. Suona dei brani di ogni genere, da Duke Ellington, Frank Sinatra, Fausto Papetti, chi più ne ha più Papetti. Quindi io vengo su con una cultura musicale molto 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 vasta. E di questo ne sono molto contento. Non sono uno di quelli che si chiude in un genere e pensa che sia quello. E allora che riparto da capo, no? No. Niente, poi mi appassiona il blues in maniera un po' casuale, perché è una radiosveglia che provava a svegliarmi tutte le mattine. Solamente che una mattina ho sentito passare un brano di Otis Penn, Good Morning Mr. Blues, che mi ha letteralmente folgorato. È stata l'unica volta in cui mi sono alzato immediatamente per correre a prendere una carta e una penna e aspettare con ansia che lo speaker dicesse chi era l'artista che aveva appena passato. Adesso a 50 anni ho scoperto di essere un uomo, ma me ne sono accorto una settimana fa, e quindi ho detto: la barba è bianca, cazzo, ma quindi una famiglia, cose, eh? E ho detto: ma devo fare un disco, perché ho fatto dischi di altra gente, i brani ce l'ho, ce n'ho tantissimi, che sono 20 anni che scrivo, quindi ho preso i brani, il primo appunto, uno di questi brani ha circa 20 anni, ho scritto 20 anni fa, altri sono più recenti, scritti in collaborazione con Bruno Ballardini. E quindi mi sono deciso di fissare, fermare questo lavoro, e visto che ne sono molto contento ho deciso di metterlo sul vinile e sul CD. Se è andato bene, cioè lo faccio abbastanza, no, da cazzo. Se tu mi dici, no, cosa devo dire, a me viene un ictus. No, una volta che mi sono ritrovato in mano il master, ho chiesto un consiglio a una persona di cui insomma mi fidavo, persona che lavora nel campo della musica da tantissimi anni, Alfredo Saitta, e ho chiesto a lui se conveniva sentire se c'era un'etichetta, se me lo dovevo produrre da solo, perché fino alla registrazione audio e video è stata un'autoproduzione, però poi a livello di commercializzazione, a livello di promozione ho i miei limiti, anche perché è un altro tipo di lavoro. Quindi ho chiesto consiglio a lui e facendoglielo ascoltare lui è rimasto molto 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 contento e sorpreso del disco, quindi ha deciso di collaborare con me, fortunatamente. A me basta arrivare, cioè nel senso che arrivare alle orecchie delle persone che possano apprezzare quello che ho fatto e quello che abbiamo fatto con la band, perché comunque il motivo per cui io suono non è quello di avere successo o comunque di dovermi imporre a un pubblico. La motivazione per cui suono è perché sono pazzo del linguaggio musicale, quindi per me l'interplay è una cosa fondamentale, è una magia, è come parlare un linguaggio che non esiste. Non mi ricordo come si chiama. Come cazzo si chiama il trombettino? Ma tu sei un manager. Aspetta. No, se non lo sai te. Neuroni, ridatemi i neuroni. Non lo diciamo, però non mettere che non me lo ricordo. E quindi la caratteristica dell'album è che due componenti su quattro sono jazzisti quasi violentati nel loro non potersi esprimere, perché c'è un bassista che è un bassista pop incredibile, quindi sta lì che li tiene a bacchetta, ed io che suono inevitabilmente blues. Quindi il risultato di questo quartetto è che cazzo stata a fa con sta cazzo di telecacchetto, vorrei dire. No, in realtà non sono un chitarrista di quelli, oddio la chitarra, oddio. C'ho un rapporto con lo strumento un po' anomalo, nel senso che spesso lo poggio in una maniera così, un po' non attenta, no? E mi dicono: guarda che così ti casca la chitarra. Forse nel mio inconscio un po' l'amo e un po' l'odio lo strumento che mi permette di esprimermi. Chitarra. Oh, chitarra. Porco zio, stai a macchina tua. Visto che sei... Il mio sogno sarebbe quello di suonare in posti, in club e teatri dove la gente va per ascoltare musica e dove noi musicisti veniamo messi in condizioni di poterlo fare in maniera ottimale e dignitosa.
Perché questa è la cosa che più mi manca in questo momento, essere messo in condizione di esprimermi in